Gentili telespettatori, buona giornata. Minniti, ex ministro dell'interno del governo Gentiloni, sia gentile, quindi uomo di sinistra, dice ci vuole un confronto bipartisan per cambiare la Bossi-Fini, serve un piano europeo per l'Africa. Caro Minniti, serve un piano europeo per l'Africa, lo diciamo da 10 anni, ancora non l'abbiamo capito. Che all'Europa non gliene può fregare de meno di tutti i migranti che arrivano in Italia, all'Europa non gliene frega niente. Quindi lo vogliamo capire che è inutile continuare a dire l'Europa, 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 e basta, che prendete in giro 60 milioni di italiani, l'Europa, l'Europa, ma quale Europa, ma cosa state dicendo? Ma non l'avete visto? L'Europa, l'Europa. Minniti, confronto bipartisan, bipartisan. Ma quale confronto vuoi avere con la sinistra ideologica, bugiarda, sempliciotta, senza idee, che tira fuori solo fascismo, cattivi. Ma come fai a fare un confronto con un'area politica che ha molte definizioni che non si possono dire? Ma quale bipartisan? Ma vi mettete la Meloni che parla con Conte e la Schlein di migranti? Quelli che raccontano balle tutti i giorni? Disumani, grave questo governo. Ma come fai a parlare con questi qua? Ma dai, ma su, quindi confronto bipartisan non ci può essere. Lasciate perdere l'Europa, che cosa rimane? E rimane una sola cosa, che la Meloni sa perfettamente. La Meloni è il leader politico più intelligente che c'è in Italia, forse l'unico politico. Poi un po' lontano c'è anche Calenda, ma c'è Meloni e distante c'è Calenda. Più in là ancora c'è Renzi. Per il resto, cioè politici di cui ti puoi fidare al 100%, non ce n'è. I decreti sicurezza di Salvini possono funzionare per qualche mese, poi gli danno l'ergastolo a Salvini e siamo da capo, perché lì vogliono arrivare. Quindi il braccio di ferro con le ONG per fermarle tutte, per far vedere che non ci sono più nessuno, non c'è più nessuno in mare che salva, per essere come deterrente. I decreti sicurezza possono servire fino a un certo punto. Puoi mettere le multe come alla Spagna di 1 milione di euro, puoi mettere l'arresto per il comandante, la confisca della nave, però qua partono a 2-3 mila al giorno dalla Libia, dalla Tunisia. Oggi credo che fermare le ONG forse non serva poi neanche più a tanto, Qualche tempo fa poteva essere una mezza soluzione per poi fare un blocco navale, ma oggi l'unica cosa che devi fare è impedire le partenze con un imponente dispiegamento aeronavale in accordo ovviamente con Libia e Tunisia, sennò diventa pirateria, Attenzione, il blocco navale non può essere fatto dall'Italia e basta, ma neanche dall'Europa e basta. Tu devi essere d'accordo con quei paesi, sennò diventa no azioni di pirateria navale. Immaginatevi. Non ce ne sono altre soluzioni, attenzione. O andiamo avanti così, non ne parliamo neanche più, Non ne parliamo più, ne arrivano 2-3 mila al giorno, gli italiani con le loro tasse non sapranno più neanche come mantenere tutte queste centinaia di migliaia di persone che arrivano senza niente. Ecco, o non ne parliamo più, facciamo finta che non esista, facciamo finta di niente, oppure la soluzione unica non è quello che dice Minniti, il confronto bipartisan, il piano europeo, no, è il blocco navale, è quello. E non c'è niente di disumano, l'ha fatto anche Prodi con l'Albania, su, parliamoci chiaro.
Minniti dice che la visione di Mattarella e quella di Meloni non sono in conflitto strategico, dicono. Ecco. L'ex ministro dell'interno del governo Gentiloni Minniti sull'immigrazione sorprende perché parla come un uomo di centrodestra, ecco. L'appello del capo dello Stato al rispetto della Costituzione, quando ci fa capire che le opinioni di Vannacci sarebbe meglio non ascoltarle. Quindi, il capo dello Stato che parla di rispetto della Costituzione mi ha lasciato un po' basito, eh? E poi quando parla dell'accoglienza, insomma. Ma a sinistra l'hanno letto come un richiamo al governo Meloni. E Minniti dice: il tema è da affrontare con profondità e solennità per provare a dargli seguito, ma prima va capito. Ecco, dice, come dice Mattarella, no, non è emergenza, e dunque questo è il modo peggiore per affrontarlo, come scrive uno su un giornale che adesso è impronunciabile. Il tema dell'immigrazione, del cambiamento climatico accompagna i popoli dall'inizio dell'umanità e quindi è ragionevole pensare che nei prossimi 20 anni sarà addirittura peggio. Addirittura peggio. Se è strutturale non c'è muro che tenga, se serve un cambio di paradigma, anche perché si è capito che la crescita non può fare a meno dell'individuo massa. La Cina ancora paga la politica del figlio unico. Lo squilibrio demografico che porta all'immigrazione deve essere percepito come opportunità. E comunque neanche il dittatore più spietato può impedire un sogno. Ecco. Tra i muri e i flussi illimitati ci deve essere una prospettiva diversa. E in questo momento si apre uno spiraglio importante. Io lo vedo, dice Minniti. Le evidenze, pur nelle differenze, ci sono. Il governo ha aumentato i flussi regolari e bene ha fatto, e tutti nel rapporto con la realtà sono profondamente cambiati, il che non è banale per questo paese, che deve evitare di precipitare in un conflitto traumatico e di tensione sociale sull'immigrazione. I numeri sono impegnativi, quindi occorre una responsabilità condivisa, ma stavolta c'è il fattore tempo. Credo che si potrebbero fare due cose. Prima è cambiare la legge Bossi-Fini. Cambiarla sarebbe un bel modo per rendere concreto l'appello di Mattarella. Diciamo che il governo l'ha già fatto triplicando i flussi regolari. E cambiare il sistema di accoglienza. Insomma, quello che dice Minniti praticamente è una resa. Dice: ormai non si può fare più niente, dobbiamo solo capire come gestire il fenomeno. Insomma, questa resa mi sembra un po' incredibile. Non è possibile che il paese si arrenda a questo, non è possibile. Grazie a tutti, arrivederci a presto.